Un'occasione importante quella di essere testimonial di una inaugurazione di una collezione che riguarda gli strumenti di liuteria da un professionista che fa proprio degli strumenti a plettro la propria ragione artistica. Quale emozione c'è essere qui oggi? Allora, la prima emozione, la prima sensazione emozionante è quella là di iniziare un percorso di collaborazione con Ciro Miletti, che è un amico che ho iniziato a frequentare, magari nonostante lo conoscessi da tanto, ho iniziato a frequentare da poco. E, subito è nata una sintonia, abbiamo iniziato a ragionare di progetti e quindi da questi ragionamenti è scaturita l'occasione di oggi. Cioè, il concerto di mandolino e chitarra tenuto dal mio collega Sante Tursi e da me in concomitanza con l'inaugurazione della mostra di strumenti raccolti dalla famiglia Miletti. Parliamo di questo concerto Musiche dal Sud, su che cosa verte il repertorio che presenterai? Allora, è un concerto di musiche dell'ultimo Novecento, della fine del secolo scorso e anche di musiche composte molto molto recentemente. Perché abbiamo pensato di inventarci un percorso, in effetti quando si suona mandolino e chitarra c'è sempre un po' il problema di evitare un tipo di repertorio che più o meno è quello che è usuale, quello che ci si aspetta, quello che le persone si aspettano. Noi abbiamo voluto utilizzare i nostri strumenti appunto come strumenti, come mezzi, per suonare la musica che ci interessa, che ci piace. E quindi abbiamo iniziato a pensare dei progetti che diventano progetti discografici. Questo qui è molto semplicemente un percorso di composizioni composte per noi da autori che risiedono in varie parti del sud del mondo. Quindi abbiamo l'argentino, il brasiliano, chiaramente un paio di italiani, non poteva non essere, un portoghese, un algerino, un greco. E si tratta dello stile, chiaramente quello delle composizioni contemporanee, non è un concerto di musica etnica. Però ad ognuno di loro abbiamo chiesto di scrivere qualcosa che prendesse, che mettesse le radici nella cultura in cui vivono. Parliamo soprattutto di strumento il mandolino, diciamo che è quello più rappresentativo anche per ciò che riguarda l'immaginario collettivo, lo strumento a plettro. Dicevo giustamente il repertorio da presentare, bisogna stare attenti a non cadere nello stereotipo, insomma, esatto, di quello. Però non si può non far riferimento a quella che è la grande tradizione, se pensiamo che anche Puccini ha scritto per la nostra musica, sicuramente noi siamo riconoscibilissimi proprio per la natura e l'origine della provenienza della nostra musica. Ma in effetti, devo dire la verità, noi alla fine è chiaro che in un concerto del genere abbiamo inserito per esempio delle composizioni basate, ispirate alla tarantella, c'è come bis una bellissima rielaborazione di Paliotti, Dio Sole Mio. Però diciamo che queste cose qua in questa maniera vengono contestualizzate, più che altro vengono contestualizzate in un modo che non è usuale. E poi io in effetti quando parlo di un determinato repertorio con il quale siamo identificati, parlo del repertorio salottiero, quello là un po' festaiolo, che diciamo che è quello che ci interessa di meno. Assolutamente sì. Quando ci si esibisce, soprattutto all'estero, qual è il repertorio invece che normalmente la gente fa richiesta? Allora, chiaramente la canzone napoletana. Chi viene da Napoli non può non farlo, un mandolinista napoletano non può non farlo e non può non suonare canzoni napoletane all'estero. Anche se la mia storia personale è fatta anche di tanti concerti, per esempio di musica antica, musica barocca, sempre nei quattro continenti, insomma. Per cui, però diciamo che effettivamente da noi ci si aspetta principalmente questo. Devo dire però una cosa, i paesi ai quali ci siamo rivolti, cioè Brasile, Argentina, eccetera, eccetera, sono paesi nei quali comunque esiste una tradizione mandolinistica locale.
che quindi ha potuto ispirare i compositori in quanto si trattava in quanto il mandolino è comunque uno strumento che loro conoscono, perché noi abbiamo chiaramente la nostra visione napolicentrica del mandolino, però come i napoletani sono andati un po' dovunque nel mondo, anche il mandolino con i napoletani ha girato molto e dovunque ha impiantato delle tradizioni locali musicali molto forti. Per cui anche il compositore algerino Salim Dada, quando ha scritto per noi, si è ispirato al genere musicale che si suona in Algeria con il mandolino. Ci sono anche grandi festival di musica barocca ai quali insomma ha partecipato con grande successo. Insomma, sono esperienze da riportare anche in un momento un po' di confusione, definiamola così, per la musica in generale. Come ci si approccia verso il pubblico rispetto a una proposizione anche così forte, dalla connotazione così forte come quella barocca? In genere il pubblico dei concerti di musica barocca è un pubblico che si aspetta molto bene quello che succederà, è un pubblico informato, soprattutto quando si tratta di festival di musica barocca eseguita su strumenti originali. E diciamo che è un settore di nicchia, anche se molto, molto evoluto, molto sviluppato, sia nel senso dei numeri che anche delle opportunità che fornisce. Quindi, in realtà forse quello che bisogna dimenticarsi quando si va a suonare in queste cose è di appartenere a un genere di musicista fra virgolette inusuale, cioè bisogna andare in questi posti a suonare il mandolino come se si trattasse di uno strumento qualunque.